Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag molto leggero, molto carino e molto breve, che va benissimo per la giornata di oggi perché ho pochissimo tempo. Si intitola "Che cosa ne sai del tuo nome?". È stato ideato da Sontina F, però io l'ho visto sui canali di Flowbag, di Consigli Smart e vi lascio come sempre tutto giù in info box. Sono poche domande, però il tag è veramente carino. Intanto comincio col dirvi qual è il mio nome, perché magari non tutti lo sanno. Io mi chiamo Sara. Prima domanda: conosci il significato del tuo nome? L'origine credo che sia ebraica e significa principessa. Seconda domanda: sai perché ti hanno chiamato così? Quando mia madre era incinta, mi ha raccontato che con mio padre avevano cominciato a sfogliare il classico dizionario dei nomi, quindi hanno cominciato a passarli un po' tutti in rassegna, hanno pensato se quel nome poteva stare bene con il cognome, volevano un nome che non fosse troppo complicato, troppo particolare, troppo insolito, e poi alla fine hanno scelto Sara. Piccola parentesi, io sono nata nel 1979 e in quell'anno era uscita la famosissima canzone di Venditti che si intitola appunto Sara. Però mia madre ci tiene a specificare che lei non mi ha chiamato così per la canzone di Venditti, lei mi ha chiamato così indipendentemente dalla canzone perché le piaceva questo nome, quindi la canzone non c'entra nulla. Terza domanda: il tuo nome ti piace? Sì, il mio nome mi piace e non solo mi piace, ma me lo sento anche molto, cioè un nome che io sento su di me, quindi assolutamente sì. Quarta domanda: parenti e amici ti chiamano con un diminutivo, un nomignolo oppure con il tuo nome per intero? Mi chiamano tutti con il mio nome per intero, anche perché essendo un nome corto, diciamo che non si presta tanto a stravolgimenti particolari. L'unica persona, che utilizza dei nomignoli è il mio compagno, però li tengo riservati, sono cose nostre, quindi quelli non li dico, però è l'unica persona comunque che non mi chiama col nome per intero. Quinta domanda: in quale giorno cade il tuo onomastico? Io non ne ho la minima idea. Il mio è un nome ebraico, quindi non credo che sia segnato su tutti i calendari. Forse c'è qualche calendario che mette questo onomastico, ma in realtà io non ho proprio idea di quale sia il giorno e devo dire che non mi interessa nemmeno più di tanto, quindi non sono nemmeno andata a cercarlo. Sapresti citare personaggi famosi, storici, artistici o di spettacolo che hanno il tuo stesso nome? A me viene in mente soltanto Sara, il personaggio biblico, che era la moglie di Abramo, quella che aveva partorito in tarda età, e poi Sara Pellegrini, che pratica sci di fondo, però non me ne vengono in mente altri, sinceramente. Ultima domanda: potendo cambiare il tuo nome, lo faresti? E se sì, quale sceglieresti? No, io non lo cambierei perché mi piace così. Bene, questa era l'ultima domanda. Come avete visto, un tag molto breve. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Ovviamente taggo tutti, chiunque lo voglia fare, mi farà piacere rivederlo e vi mando un bacio enorme.